È stato richiesto dal presidente del Consiglio Comunale della città di Agropoli, Massimo La Porta, durante l'ultimo question time che si è svolto lo scorso 26 settembre, un tavolo tecnico sulla sicurezza in città. Ripetutamente i cittadini della città di Agropoli si portano presso gli uffici della Presidenza del Consiglio e mi invitano come amministrazione ad intervenire su un fenomeno ormai diffuso di insicurezza urbana. Pertanto, signor Sindaco, non so se stamattina lei ha avuto modo di vedere la posta, io voglio portare a conoscenza all'intero Consiglio Comunale e all'Esecutivo della mia nota, la quale nota non è nient'altro che un incontro di un tavolo tecnico, signor Sindaco. Quale incontro chiedo che si intervenga come amministrazione su un progetto mirato proprio in prossimità del redigente prossimo bilancio 2020, di cercare di mettere in piedi un progetto di controllo sulla città. Grazie a questo progetto noi riusciremo a risolvere tre problemi che questa città sta avendo come un fenomeno che cresce giorno dopo giorno. Il primo, il continuo schiamazzo notturno, atti di vandalismo e di bullismo di ragazzini dai 13-15 anni che in Piazza della Repubblica in particolare, ma anche su Piazza Vittorio Veneto e Porto, continuano ad agire verso dei ragazzini che in un modo compiuto cercano di vivere la città durante le ore serali. Un altro grande problema è quello del continuo borseggio che abbiamo al mercato settimanale, con furti anche nelle macchine, e anche poi questi eventi si verificano anche nella zona di Trentova. Per ultimo, ma non come principale problema perché lo è quello che nelle ore notturne ci sta sulle vie principali, su San Marco, su via Pio X, sul porto, una continua corsa di macchine e moto. Dobbiamo intervenire, signor Sindaco, io le chiedo quale autorità di sicurezza in questa città di fare un tavolo tecnico con il comandante dei vigili urbani e sedersi tutti dietro a un tavolo e cercare di mettere in piedi un progetto di controllo che, grazie al sistema di telecamere, mettendo a disposizione chiaramente uomini e risorse economiche al comandante Di Biasi, riusciremo sicuramente a contrastare questo fenomeno.